oggi mi sono svegliato pazzo. Se questo video supererà 30.000 mi piace, il prossimo episodio sarà uno speciale da un'ora sulla carriera di Mr. Spettacolo. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Shosha. Siamo tornati con questo signore qui senza capelli, ma quanto è forte. Abbiamo vinto la Coppa del Re o la Supercoppa di Spagna, non lo so, una roba tra spagnoli. Ma soprattutto è finito il calciomercato. E che è successo? È arrivato Fabio Miretti. Non me l'aspettavo. Un calciomercato da nababbi, da sceicchi. E abbiamo soprattutto mantenuto tutti più forti. E quindi guardate qua che squadretta abbiamo tirato su. Miretti ce la passerà e va bene. Zaleski che è diventato 87. Abbiamo preso dentro Nico Williams, che sarà il nostro fluidificante a destra. E poi Musa Barro, che dovrebbe essere il nostro attaccante di scorta, perché Zigulì sarà sempre il titolare, vabbè. Questi due non giocheranno mai, soprattutto lui, pure se abbiamo pagato un fottio di soldi. Prima di lanciarci all'assalto della Champions League, abbiamo l'Arsenal come avversario. Di nuovo il Barcellona, perché siamo in Coppa de Spagna. Partita importantissima, perché chi perde viene eliminato. Ma guardate un po' che squadra, ragazzi. Cioè, questa è la squadra più forte possibile. Sì, c'è Rodrigo De Paul sulla destra, però abbiamo un Miretti in più. Loro sono forti, attenzione, perché Pedri è 92, Osimhen è 90. Sono una bella squadra. C'è un My Shosha risvegliato. No, c'è uno spettacolo in My Shosha risvegliato dopo, insomma, un periodo di dormiente torpore. Avete visto le barche? Abbiamo comprato un sacco di roba. Tra l'altro, di alcuni investimenti stiamo aspettando il ritorno, eh. Magari diventiamo i calciatori più ricchi in assoluto. Però siamo sulla strada della redenzione. Vi ricordo, dopo il carcere l'obiettivo è quello di riportare in alto l'Atletico Madrid. Contro il Barcellona ci stiamo riuscendo, perché proprio questa sfida è stata quella decisiva per l'assegnazione della Coppa. Belle queste riprese da dentro il Wanda Metropolitano. Non ci siamo riusciti molto con il Real, vi ricordate come è andata a finire? Insomma, siamo stati proprio inchiappettati alla fine. Però eccolo qua, il 14 dell'Atletico de Madrid. Viene omaggiato Black dai tifosi Cochoneros. Ora ragazzi, non possiamo sbagliare, è inutile stare qui a piangere su quello che è stato, dobbiamo riscrivere il nostro futuro. Ora, con tutte e due le squadre al massimo possibile, insomma, cioè abbiamo tutte e due i titolari, quindi la partita sentita, dopo la scoccia che hanno preso. Ansu Fati, bravo, Nego! Oh, 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 ma che è sto scambio incredibile? Mettimela! Oddio! Primo tiro! Primo squillo! Il pelato! L'uomo senza capelli! Mamma, che golasso! Ma che azione ha fatto Zigulì? Lancia Zaleski, che dice, che faccio? Primo cross di Zaleski, azzeccato. Shatonf! Vabbè, ma lo sappiamo che spettacolo è una crobata. È un giocatore dalle mille possibilità balistiche. Detto ragazzi, per chi gli andrà, se si mette lì a fare tutta la compilation dei gol più belli del spettacolo, ce ne stanno alcuni ad un livello sontuoso. 1-0 dopo poco. Diciamo che il Barcellona sta diventando la mia vittima preferita, eh. Oh, che la famo, Zale, dai! Zaleski, dai! Zaleski 87, ricordiamocelo, eh? È un Atletico Madrid tutto italiano. Ci abbiamo Pellegrini, Miretti, spettacolo. E vabbè, Zaleski è mezzo italiano, mezzo polacco. C'avevamo pure Mancini all'inizio, meno male se ne è ito. Comunque ragazzi, io ho giocato sempre in squadre differenti per playstyle, chiamiamolo. Oh, Zigulì! Ma che cazzo? Ma avete visto che palla gli ha dato Miretti? Mazza, raga, che brutta partita. Gol dopo 3 minuti, niente nei restanti 30. Ecco, mi ho detto non facciamo niente. Quello è fallo, signor... Oh, grazie. Signor Black. Allora, non sta succedendo niente. Questa è la prima azione pseudo pericolosa. Seconda opzione... opzione. Oh, dai, ragazzo, che siete? Mo' fa gol. Certo, ragazzi, c'è una fascia Pellegrini-Zaleschi proprio qui sotto lo zero. Allo. Allo. Dammela. No. C'era quello Zamba, chissà, col terzo piede che mi dava fastidio da dietro. Ah no, era che sì, sempre un treppiedi. Non è successo assolutamente niente. Se riuscissimo ad andare sul 2-0 sarebbe tantissima roba. Bravo Mire, bravo Mire, bravo Mire. Oh, è passato spettacolo. Ah, capirei, batte sempre De Paul. Ma la possiamo far battere a Miretti una punizione, che lo so, un calcio piazzato. Rodri. Rodrigo! L'ha pure bloccata Ter Stegen. Ter Stegen che ci deve dire in che clinica è andato a farsi i capelli. Oh, oh, oh! A rifarsi il trapianto dei capelli. Hanno fatto veramente il lavoro egregio, devo dire. E lasciami, oh! No! Chi entra? Catarino per Pellegrini. Capirai, ragazzi. Vai! Va!
vai Zaleski, vai Zaleski! Zaleski, ma che cioccolatino t'ho messo? Guarda, è ronco. Beh, ma diventano tutti più forti con me vicino, ragazzi. Io sono un po' il Icon, faccio più uno a tutti. No, vabbè, no, scusate. Ma ero un attimo distratto, cioè, non stava succedendo niente. Ma che gol ha fatto questo? Cioè, questo ha scazzato un cross e mezzo? Ma... guardando la messa! Eccoci, ragazzi, eccoci, Prepariamoci al peggio, guarda Ruben Dias, che via una sincope. Ragazzi, attenzione! Rooney! Entra proprio lui! Il nostro amico... non si sa di dove. Dai, Rooney. Attenzione, attenzione, ecco il 2-2. Solo caga. Ragazzi, guardate Simeone a che cosa deve ricorrere. All'albero di Natale. Dio santo, vabbè, speriamo di tenere botta, raga. Manna me. Bravo. Vabbè. Allora, questo gliel'ho presa. Non mi fa scherzi, albero. Non l'ho neanche sfiorato. Infatti, spettacolo, dice. Ma come giallo? Ma non l'ho neanche sfiorato. Esce Barrios dentro. Musa Barro. Dai, a sfruttare il contropiede. Ragazzi, mo siamo veramente tutti on point, eh. Ce n'era uno lì, ovviamente. Perché marcarlo, no? Mudrik. No, devo andare a baretto, Mudrik. Oh, raga, dai! Dai! 2 minuti di recupero. La vuole spettacolo lunga. Ci arriva? E ci arriva. Vai, Rooney. Vai, Rooney. No, mano clamorosa. Ah, è finita, basta albero. Basta. Si va avanti. In coppa eliminiamo il Barcellona. Certo, un po' sfortunati che abbiamo beccato il Barcellona subito. Però se si vuole vincere si deve andare avanti, ragazzi. Non capisco come funziona il calendario della Liga Spagnola. Perché guardate, oggi abbiamo il Cadiz e vabbè. Poi subito semifinali di Coppa di Spagna contro il Rayo. In mezzo poi abbiamo l'Arsenal. Questa ce la possiamo skippare, sperando bene. Comunque siamo terzi in questo momento in classifica. Quindi abbiamo recuperato. Anzi, guarda, guardate, siamo arrivati a 2 punti dal Real Madrid. Quindi, cavolo, la dobbiamo pure vincere. Come? No, non mi fa giocare. Perché? Perché non gioco? Ah, forse sono stato squalificato. Perché, vedete, sarò breve e diretto. Devi essere più disciplinato sul campo. Però, guardate, poi, l'allenatore. Le tue prestazioni hanno lasciato molto a desiderare. Per questo motivo ho deciso per ora di escluderti dal giro della prima squadra. No, ma sarò squalificato. Vediamo un po'. Ah, ok, squalificato. Competizione nazionale. Ero diffidato, forse. Vabbè, quindi ci guarderemo. Cadiz, Atletico Madrid. Mamma mia. Alberto e Ziguli. Dovremmo essere tornati. E infatti sì. Allora, ragazzi, questa partita è importante perché dobbiamo passare. Vincendo andremo in finale. Quindi io punterei a fare gol e poi uscire. Cioè, magari gli famo 2 gol e poi chiediamo la sostituzione. Questo è anche un derby, come potete vedere. Ragazzi, stiamo scrivendo la storia recente dell'Atletico Madrid. Punto. Non voglio sentire altre storie. E soprattutto lo stiamo facendo partendo da quello che inizialmente possiamo fare. Io credo che se sia un po' fomentato Simeone o chi fa il mercato dopo che abbiamo vinto la coppa. Sì, ci serve il centrocampista. Pensavo 100 e passa milioni per Miretti, che è comunque un 88. Tanta roba. Sarebbe bello mettere i giocatori nel loro ruolo ideale. Abbiamo quel Rooney che forse sarebbe da utilizzare un po' di più. Però squadra che vince non si cambia. Abbiamo in teoria una difesa molto forte. Vieni. Vai Ziguli. Non ti fa rimortare. Vabbè, Ziguli. Ciao a tutti proprio. Ragazzi, mi perdonerete, ma veramente non sta succedendo assolutamente nulla. I miei non fanno un passaggio. Cioè, arriviamo qua. Loro sono tutti chiusi. Vediamo se ci riusciamo. No, perché dorme The Ball. Che torna indietro. Mi devo inventare qualcosa io. Lukumi, te prego, fatti i cavoli tu, Lukumi. Troppo facile per il boss. Prende il volo. L'aquila numero 14. Spettacolo. Dritto per dritto. Questa è la mossa del giaguaro. Poi faccio vedere le statistiche. Guardate che partita orribile. Col 63% del Rayo. Ma che cazzo era la stagia qua? Bruttissima. Non si può giocare. Quindi adesso devo salire in cattedra. Ma il problema è che loro stanno un sacco chiusi. E io non so proprio che fare con sta palla. Bravo Ziguli. Bravo. Ciavarria, ehi! Mazza, mi ha mannato al bar. Con 2, raga, che pisellata che ho preso, va. Fammi sto gol, Juktla. No, c'ho Black che dice no. Ragazzi, ho fatto una mossa audace. Ho richiesto la sostituzione. Guarda mo, Però non è una mossa stupida, perché in teoria dobbiamo giocarci la qualificazione in Champions. Quindi bisogna essere freschi. 4-0, Esco io, Miretti, Rooney e Barro. Porco Giuda, sudà contro il Rayo Vallecano. Oh, però in classifica 1 punto dall'Osasuna.
Ciao, sono sempre vestito uguale, ma è un altro giorno. Ragazzi, sono tornato perché nella mia zona si sta togliendo la corrente e in continuazione blackout su blackout. Sono passati giorni da quando ho registrato la prima parte di questo video, non mi ricordo niente. Che è successo? Che dobbiamo fare? Ah, sì, abbiamo lo scontro col Celta. Se vinciamo, scavalchiamo Real. Ma soprattutto poi abbiamo la Champions, mi pare, eh? Oddio, ragazzi, sembro tipo uno che viene congelato e si risveglia. È chiaramente una partita decisiva. Perin in porta, questi ci hanno Brobery e Adamu lì davanti. Si controlla spettacolo. So che è una cazzata, lo so, già lo sto rimpiangendo. Però se si vince in casa, il Celta, occhio che non è malvagio, eh. Andiamo primi, quindi ribaltone totale di questa stagione. Si va, ragazzi, si va, Brobery. Grande prospetto che poi in realtà ha mezzo fallito e è tornato all'Ajax. Dai, Zalè, questa azione tua, Zaleschi, ecco. Oh, Zaleschi, mi vede? Ma Sciuscia! No, non è vero, non è mai Sciuscia. È il signore! Spettacolo! Esulta, vola! Con la maglia numero 14, l'Aquila di Madrid. Abbiamo Rodrigo De Paul. Mamma mia, Rodrigo De Paul. Che fai in quella situazione? Che devi fare? Però occhi, ragazzi, che abbiamo questo Halber, che mi pare uno che ne sa pacchie. Uno che solitamente segna quando viene chiamato stato in campo. Halber, bello questo passaggio di Halber. Poi vabbè. Oh, devo segnare, ragazzi, fermi. Devo segnare perché ste partite sono infami. Tirare una saracca! Il Falco de Madrid. Ragazzi, 2-0. Per il momento il Celta è primo. Non è vero perché siamo l'Atletico, non il Celta. Albea, Albea, mannami. Vabbè, niente, mannami. E che cribbio. Ma che passaggi sono? Ma dai, Cristina D'Avena. Ho esultato troppo presto. No, vabbè, non ci posso credere, raga. No, non ci posso credere. Non hanno fatto mezzo tiro. Lo dico adesso, non le simulo più. Al massimo la simulo veloce, ma non me le gioco più queste, ragazzi. Queste sono uno scam totale. Non piangiamo, perché comunque siamo a un punto dalla vetta. Avessimo vinto, saremmo stati primi. Però guardate qua, Real parità, che ha perso una sola partita, eh. Ne ha pareggiate 10. E c'è il Barcellona, ci ha scavalcato. Ma noi il Barcellona ce lo pappiamo a colazione. L'Osasuna sta là. È una notte di Champions. Guardate l'Arsenal. Rashford, Raspadori, Ragomino, Locatelli, Vardiol, Hernandez. Come Hernandez? Chouameni, sono uscito. Guarda che squadra mo. Mi sta venendo un dubbio. Ma che squadra è l'Arsenal? Cioè, mi pare particolarmente forte. Vediamo un po'. Andiamo a studiare i nostri avversari. Portiere 86, Saka 90. Minchia, guarda Martinelli. Poi gente che non conosciamo. Rashford lo conosciamo molto bene perché è stato il nostro compagno. Renan Lodi, Vitigna 89, Lucas Hernandez. Mamma mia, raga, questi fanno paura. Vardiol. Non stava al Manchester United. Ma questo ha fatto un anno e se n'è andato. Locatelli, Giacomino, Chouameni. Questi poi non c'erano pure Lisandro Lopez. Ce l'avevano rubato, no? Mamma mia, che squadra. Allora scusate, ragazzi, ma non mi viene il dubbio. Ma il nostro United oggi com'è? Tese. Casemiro, Anthony 90. Ma sapete che è un pippone orribile. Pure Fernandes è sceso 85. Garnacho, nostro fratello, sta crescendo. Sancho è rimasto. Mazza, raga, che schifo. Ah no, Wanderson, vabbè. Mamardashvili, vabbè, almeno ce l'hanno il portiere. Il carcere ci ha fatto bene, però secondo me dobbiamo andare a vedere la Lazio. Moder, Oshlagash, Luca Parinez. Ma che giocatore sontuoso. Cioè, tutta gente, raga, carne secchi. Alla fine ci ha finito. Radu ancora lì. Rudiger, Weisman. Madonna, e Vega ancora lì sta. Dove passa spettacolo non cresce più l'erba perché costa talmente tanto. Notti di Champions, notti da mister spettacolo. È Atletico di Madrid contro Arsenal. Il nostro Simeone ha studiato una strategia ovviamente di difensivista per difendere e attaccare. Coraggio e corazon. Allora, sfida insidiosa perché loro hanno dei gran bei giocatori con un overall anche piuttosto alto. Poi vabbè, FIFA non ci fa vedere neanche una degna intro a questa partita che è di cartello, eh. Però attenzione, perché il mercato di gennaio ha rivoluzionato in un certo senso l'Atletico, forse anche sulle ali dell'entusiasmo di una coppa vinta. C'è la possibilità di fare l'impresa. Occhio a Luca Pellegrini, occhio a Ziguli che è ammonito. Poi però, ragazzi, guardate, Catarino ruba il posto a chi non mi ricordo. No, Moreno titolare, ma perché? Vabbè, Barrios parte dalla macchina, così come Musebeo e anche Neco Williams, acquisti del mercato di gennaio. Però c'è un certo Miretti, uno dei centrocampisti italiani più forti. Mister Spettacolo si è ritrovato dopo un periodo d'appannaggio. Ma dall'altra parte c'è un Arsenal che non sappiamo come sta andando in campionato, ma a livello di nomi tanta roba, eh. Locatelli, Chouameni, Vitigna, Rashford, Raspadori, Saka. Noi abbiamo una difesa forte, non ci dovremmo preoccupare. Costruiremo. Sì. Costruiremo la nostra qualificazione in casa. Quello che dobbiamo fare. Guarda Ziguli. Mamma mia, Arnau. Tra l'altro, Ragomino, grande uomo del mister, in tempi non sospetti. Eccoci, eh. Eccoci, eh. Mamma mia, quel Saka contro Pellegrini. Bravo, Arnau. Si dimentica che si gioca in 11.
Vai, parti, 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 Miretti, parti, Miretti. Non gliela dà sta pippa monda. Bravo. Bravo, pronto per il contropiede della morte. Vai, spettacolo. Come lo imbuca. Oh, un Ziguli! Sono ciuccia. Se me la dai un'ora fa, magari. Mannaggia, Ziguli, hai ricreato la situazione. Ma questo è un sacro sa, ragazzi. Oh, mamma mia, si era creata una bella situation. Però grande pressing degli uomini di Simeone. Questo vuol dire mandare Pellegrini, 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 Pellegrini. Eh sì, Pellegrini, ciao. Allo, Pellegrini. Berca miseria. Però guarda, guarda Alberto, ah, sì sì, fategli fare come gli pare, dai. Alberto, ma lo aiuti. Ma santo di Dio. Ma guarda Catarino, ma Catarino sta giocando a mezzi. Oh, ma quanti italiani in campo, eh? Catarino, Catarino, Catarino. Dai, oh, levatevi, ah! Bravo. Vorrà ripartire, proteggere e servire. Ci si blocca qui, ragazzi, perché loro hanno la difesa chiusa. Porca pacca, Guardiol del cacchio. Ouch, ouch. Questa me la fischia, raga. Mi sa che il cartellino giallo me lo becco tutto, eh. Sì, il cartellino giallo me lo so beccato tutto. Siamo un giovane agonista che è forgiato dal campionato inglese. È 45esimo, è il nostro momentum. Sì, sì. È Crimbio, come si è buttato sto pezzo di sticchio. Mannaggia, ho provato a farglielo, capito? La zozzata rasoterra. Ce la possiamo fare, dobbiamo costruire il passaggio del turno qui. Ragazzi, il nostro sogno è alzare la coppa dalle grandi orecchie. Spettacolo, se la va a prendere bassissimo. Spettacolo, è partito, spettacolo, si aprono praterie con il sole sulla faccia. Spettacolo, oh no. Vabbè. Ah, oh ragazzi, le levamo palla, oh. Ecco fatto. Oh, Slotterbeck con la mano. Adesso si mette in moto il motorino. Mamma mia, Baretto. Miretti, 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 Miretti. Bravo, me lo dovevi dare un secondo più tardi. Beh, fa niente. Forse ce la faccio lo stesso. Aspetta, aspetta. No. Attenzione. Cambio per... Ma come, mister? Ma come, Musa Barro? Nella partita più importante. Che vuol dire? No. No, vabbè, raga. Questa è una fottuta disgrazia. Ma avevo segnato Tchouaméni. Se vuoi rigiocare. Io spiffero. Ma qual è sto dalla parte del mister? Ah, mister, ma che cacchio fai? Ma che me devi a me? Capisco che ho fatto un po' ride e forse serviva il cambio. Quindi, ragazzi, adesso com'è la situazione? Abbiamo l'Espagnola tutte partitacce. Almeria. Torniamo in campo. Vado di simulazione veloce. L'Almeria se deve vincere, eh. Non voglio cazzi. 5-0. Bella, Miretti, Barro, Barro. Non vedi Barro? Doppietta di Miretti, doppietta di Barro. Io sono pure uscito al 65esimo. Quindi di nuovo sostituito. Vabbè, però ci prendiamo che di positivo siamo adesso primi in classifica nella Liga. Non manca tantissimo, ma attenzione. La prossima è con l'Espagnol, che è quarto. Tocca scende in campo. Oh, guarda un po', ragazzi. In attacco, Barro. Non fate caso a queste magliette orribili. È uno sconto al vertice. E, ragazzi, non abbiamo proprio tutti gli interpreti migliori. Perché se da una parte c'ho Miretti, pure Musa Barro, che finalmente va a formare... Vai, manda che qualcuno mi mandi. Ok. Andiamo a formare l'attacco titolare, tra virgolette. Questo viene ammonito per qual motivo? Cannon, Reggi Cannon. Ci abbiamo Ottavio, Albert che continua a giocare. Bravo Ottavio! Come un bamba! Spettacolo! Vai a esultare da Simeone! Guarda qua come l'ho visto! Bravo Ottavio, sto passaggio The Paul non te lo fa mai! Bene, bene, bene! Ma infatti De Paul deve andare al centro, deve andare a rompere palle! Spettacolo, esulta con un po' di rabbia, 25 gol in 25 partite! Che giocatore fantastico! Dategli il pallone d'oro! Però non si spiega la scelta di Simeone di metterlo fuori! A totto dalla fine, è vero che cambiare un po' c'è sta! Barro poi ha risposto bene in campionato, doppietta! No, vai ancora, ancora, Miretti, ah! Pure Miretti, ma da sempre alta, com'è? Uff, spettacolo, ci prova. Bravo. E Musa. Vai, Musa. Ah, Barro, 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 Barro. No, Barro, mannaggia, tre. Corri, Musa, Barro, corri, Musa, Barro. Oh, oh, oh! Che golazzo, dove sei? Dove sta il mister che gli dice zitto, zitto? Spettacoloso, che goletto. Barro non sa più che fare lì. Marcato, d'esterno la alza. Spettacolo, carica la crocchia. Fammi vedere sta crocchia. Boom, sotto l'incrocio. 2-0 non mi basta, ma arriva a 3. Vai Musa, vai Musa. Te ci ho messo, vai Musa.
Quanto ci ho messo? Porco due. Oh, quello si estende. Nego! Fuori gioco. Minchia, raga, ho fatto segnare Nego Williams. Ok, 2-0 alla fine. Abbiamo chiesto la sostituzione a fine primo tempo. È andata bene, ragazzi, è andata bene. Vediamo Ziguli come ha giocato. Possiamo essere piuttosto rilassati perché abbiamo il ritorno della partita con il Raio. Vi ricordo, abbiamo vinto 4-0 all'andata. 2-2. Nego Williams, va bene. 6-2, ragazzi. Va bene così, passiamo noi. Eravamo rilassati, ci abbiamo la testa. Alla prossima, che è il Getafe. È sempre un derby. Ah, attenzione, sarà finale contro l'Athletic Bilbao. Ragazzi, questa sarebbe da vincere. Però vedete che c'ho un sacco di giocatori stanchi. Me la simulo perché è la prossima, quella veramente difficile. 3-0, Miretti, spettacolo e Ziguli. Mazza, non me l'aspettavo. Adesso bisogna vincere, ragazzi. Adesso bisogna da tutto. Non esagero se dico che questa è la partita della vita. Emirates Stadium, Londra. Nord di Londra. È Arsenal Atletico di Madrid. L'andata è finita 2-0 per l'Arsenal, per i Gunners, che però avevano un vantaggio. Spettacolo era uscito dal campo da qualche minuto. Due gol proprio nel finale hanno stravolto questa partita, che è sempre stata equilibrata. Niente da dire. Ora però dobbiamo fare l'impresa. Sarà difficilissimo, ragazzi. Noi avevamo un obiettivo. Quell'obiettivo era portare l'Atletico Madrid più in alto possibile, distruggere, rompere l'egemonia Barça-Real in Spagna. Ci stiamo riuscendo, perché in questo momento siamo primi in classifica. Abbiamo vinto una coppa, però non basta. Sarebbe bellissimo portare i Cochoneros più avanti possibile. Dall'altra parte c'è una squadra un po' sfigatella ultimamente, come quella dell'Arsenal, che però c'ha un attacco sontuoso. Guardate sti tre, sono veramente fortissimi. Tra l'altro fa ridere che sia Saka che Rashford hanno sbagliato il loro calcio di rigore nella finale dell'Europeo, insomma, contro l'Italia. Guardate che squadra. Dragomino però parte dalla panchina, Mbamba lì a difendere, Guardiol sulla sinistra. Va bene, guarda che centrocampo, attacco fortissimo, portiere molto molto buono. Non ci ha dato sapere, raga. Tanto mo se il primo tiro va sulla traversa abbiamo perso. Cioè non è che ci sta molto da dire, molto da fare. Andiamo però a vedere la formazione dell'Atletico Madrid, che oggi davvero schiera i migliori possibili. Parte 9 Catarino, quindi non sono i migliori possibili. C'è un però, voi non lo vedrete, ma i miei sono particolarmente stanchi. Addirittura gioca Barro lì davanti invece che Ziguli. Barrios a centrocampo, De Paul a destra. Andiamo, ragazzi, andiamo a fare l'impresa. C'è bisogno di pressare tutti e subito. Loro hanno un bel palleggio. Bravo, 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 Barrios. Bravo, Barrios, subito a riprenderla. Noi gli concederemo diversi contropiedi, Infatti, guarda qua già. Guardiola, altissimo. Però, occhio, occhio, che se gli rubiamo, bravo. Siamo pronti a ripartire, ragazzi. Proteggere e servire. Coraggio e Corazon. Bravo. Vai, Miretti, intrufolati. Intrufolati, Miretti, bravo. Bravo, la fa sfilare. Miretti, Miretti. No, Miretti, incrocia. Vabbè, 7 minuti. Mazza, come se n'era andato, Spettacolo! Primo tiro non finisce. Che avevo detto? Tanto il primo tiro va sulla traversa e già sappiamo come finirà. Manco me la fa giocare, oh. Zio, forse ho sbagliato io che ho spostato il portiere. Vedete, qua l'ho spostato. Arco. Questa è la fretta. Questi sono errori da fretta. Allora, batte Miretti. Fabio! Mamma mia! Fabietto Miretti! Guarda, il falco di Palermo, Siumede! Guarda che punizioncina che ha battuto! Bella! Bellissima, bellissima! Fotografia! Ci pensa subito Miretti! 2 minuti, dai, bravi, bravi, ragazzi, dai! Dai, 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 magari questa è la scintilla che risveglia il coraggio e il corazon! Oh, chiudiamolo! No, ma come si difende così? Dai. Catarino comunque è un po' proprio circolare, raga. Poi è andato a giocare gli ottavi dei Champions con Catarino, con tutto il rispetto che non ho per lui, Cioè, veramente. E al momento, ragazzi, è 4-1, cioè. Io non so proprio come riprenderla sta partita. Dagliela, dagliela, dagliela. Tira, Barro. Sì, Barro, bravo Barro. Poi 2-2, ne gliene devo fare ancora 2, dai. Abbiamo un tempo per fargliene 2, quindi è quello che hanno fatto loro alla fine, Vabbè, 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 ragazzi. Cioè, non va bene, ma che demo fa? Abbiamo fatto il nostro. Manca il gol di spettacolo, però. Abbiamo preso una traversa clamorosa. Ah, guarda questo, che fallo, Bravo. Sì, è passato.
guarda, prendi quella palla, prendi quella palla. Dai, prendi quella palla, ti ho detto. Dai, spettacolo, dai. Sguarda Simeone, ci ha messo in difficoltà. Ricordiamoci che è colpa sua. Guarda qui come me ne sono andato. Non mi reggono. Poi pim. Un po' di fortuna perché quella palla non entra mai. 2-3. Manca un gol, ragazzi. Manca un gol al pareggio. Però se ci segnano siamo morti. Scusate, ragazzi. Devo capire come stiamo giocando. Miretti, Barrios, Musa, De Paul. Secondo me era meglio prima, però vabbè. Io, ragazzi, sono l'unico riferimento offensivo. Manda me. Bravo. Sì. Che fa? Che fa? Che fa? Che cosa sta facendo? Oh mamma mia. Dai ragazzi, dai, dai, fammi passare sto turno con l'Arsenal, te prego. Con la prossima mi dai il Real Madrid e perdo. Mancavano i gol di spettacolo. Sono arrivati 2-2. Cioè siamo pari. Aspetta che forse è buona. No dai Zalè, non puoi lisciarla. Vabbè, era un dai e vai un po' malato. Che schifo. Che schifo Zalè, schillio. Abbiamo messo al sicuro. Miretti, la doppietta. Chi è? Chi entra? Chi è? Aspetta, che mo chi entra? Se entra, esce Musa Barro, che comunque ha fatto il suo. Chi è quello? Henrix. Miretti, Miretti, Miretti. Ancora. Ancora verso spettacolo. Partono gli olè dalla torsida. No! Au, piata lì. No, non mi segna, non mi segna adesso. Non mi segna adesso il coglione ha perso palla, eh. No! Albero, è finita. No, sale pure il portiere. Come marco il portiere? No. Rischia. Porco due, ragazzi. 4-5 nel computo totale. No, non gliela posso fare, ragazzi. Bambù gioca sempre male. Con il lusso di tenersi Ziguli tutto il tempo in panca, eh. Allora, siamo primi, ragazzi. Il cervello dice: te le dovresti giocare tutte. Dopo sta partita devo aspettare un pochettino. Allora, sono, non so, per niente scarsi, eh. Però me la simulo, ragazzi. Non ce la faccio per giocarmela. Faccio male. Spettacolo, spettacolo, segnano. Vediamo se da altri campi come rispondono. No, mi sa che è scivolato anche il Barça. Rischio calcolato. Allora, siamo stati convocati in nazionale. Però sapete che non mi fanno giocare perché non mi alleno. La nazionale mi interessa poco, visto che sono tutte amichevoli. Però voglio sapere chi abbiamo pescato in Champions League. Preparatevi, guarda mo, Ancora non si sa. Ragazzi, guardate che squadra la Real Sociedad. Perché deve giocare Moreno? Ziguli torna titolare e mi deve fare almeno un gol. Miretti espulso, no? Ziguli! Che squadra, che squadra. Allora, è un amichevole, non mi interessa. A parte che tanto comunque non ci porta. Zanimacchia Zerbin. 5-2, doppietta di Colombo. 3-1 contro il Siviglia, che non è una brutta squadra, eh. Io che vi avevo detto, chi pescheremo secondo voi? Guarda qual è la prossima. Manchester City, derby Inter Milan, vabbè. Poi Roma Real Madrid. Perché non un derby con Real? Andiamo a vedere il Manchester City. Oh, l'ispettore Rodri 89, Olanda 94, Phil Foden 90, Romero, che credo sia il difensore, 88, Bentancur, vabbè. Questi non li sappiamo chi sono, ma non ci interessa. Cancelo, Sule 87, Theo Hernandez, dai dai, Højlund. Quindi di nuovo la sfida da pallone d'oro con Land. Se quella di prima era la partita della vita, questa è sicuramente la partita più difficile dell'anno. Resistere con coraggio e corazon all'Etihad Stadium, lo stadio del Manchester City, in casa dei campioni d'Europa attuali, che però possono essere battuti, perché spettacolo in un altro universo. Ha più volte fatto male a Pep Guardiola, che però c'ha un attacco che direi clamoroso. Oggi però c'è anche la sfida tra due tra i migliori giocatori al mondo, Erling Haaland, che si è vinto da solo un europeo, ricordiamo. Ok, era un mondiale, non lo so. E spettacolo che ha trascinato i suoi a questa partita. Due storie differenti, due giovani diversi. Eccoci qua, suona l'inno dell'Europa League. Spettacolo farà coppia con Ziguli, che si è ripreso la titolarità. Ovviamente con i diversi partner d'attacco si gioca in maniera diversa. Per esempio con Musa Barro è più spettacolo che lo lancia, mentre Ziguli c'ha i piedi un po' più buoni. Ora guardate che squadretta c'ha il nostro Manchester City. C'ha due degli attaccanti più letali in assoluto lì in attacco, Foden, Edwards. È un po' strano, centrocampo sorretto da Rodri, terzinacci veloci come pochi, Pickford in porta. Una squadra strana. Mi sentirei dire che l'Arsenal c'ha certi giocatori più forti in alcuni lati del campo, altri meno. Noi invece rispondiamo con i migliori possibili. Comunque la formazione è quella, ragazzi. Barrios, De Paul a centrocampo, uno sull'esterno, uno al centro. Vedi Catarino in panca, va tutto bene, sei contento? Si va, ragazzi, si inizia, si inizia, si inizia. Eccolo Haaland, e eccolo spettacolo a rincorrerlo. Questo sarà il tema, cioè loro non rinunciano
cominceranno ad attaccare e noi non rinunceremo a fare il contropiede della morte. Una tecnica che Mr. Spettacolo potrebbe aver imparato dallo stesso Simeone, che però è un po' ai ferricorti col signor Spettacolo, eh. Abbiamo visto, non gli va giù la sostituzione che si è acciucciato. Spettacolo, attenzione. Dai. No, salta il back. No, questo è veramente la vergogna di un videogioco. Ispettore Gallagher, quando devi segnare, no? Devi segnare per forza. Whiff e screzzi tra Spettacolo e Simeone, così come quelli tra Spettacolo e Holland, erano arrivati alle mani in un vecchio derby di Manchester. A proposito di Manchester, noi comunque ci abbiamo Ruben Dias, che è stato colonna portante, se non capitano, di quel City. Continua la corsa, guarda Miretti come si intrufola. Io gliela do. E lui la deve sbatacchiare dentro. Ottimo assist. Ma Miretti è l'uomo in più di questo Atletico de Madrid. Ok ragazzi, non contano più gol fuori casa, vi ricordo, eh. Ah, Zale, non la sbagliare ora. Mamma mia, Zaleski, oh. Ma Zaleski è l'infiltrato, per forza. Ah, ecco, è fatto. Si gode. Ragazzi, ciao Rodri, appiccicato alla schiena. Ma che, perché Pellegrini? Ma c'hai, porca trota, ma c'hai 2 ettari di campo. Devi venire a correndo sto io. Ma porco, cioè, ma non è normale quel ragazzo. Mamma mia, guarda che palletta. Guarda che palla, ma vabbè ragazzi. Ma io so Juninho Pernambucano Prime. Guarda lì. Io devo orbitare lì e poi guarda. E la siculi. Infatti ragazzi, sto pensando di spostare un po' di attributi, un po' meno tiro oppure un po' meno fisico, e metterlo magari nel passaggio, perché cioè faccio dei passaggi sontuosi. Ora io nella realtà darei via un dente canino per ritrovarmi in una situazione del genere. Cioè 2-1, portarmela a casa fuori casa. Bravo, bravo. No vabbè, però così signori, allora, cioè giocammo a WrestleMania 23. Ma guarda Pellegrini, ragazzi, mo venite ma di quello che vi pare. Miracolo del portiere. È un 1v1 contro chi? Oh, è buono, è buono, è buono. Oddio, che dolore. Oh, madre di Dios. Prega per noi peccatori. No, dai, raga, ma che sta succedendo? Ma che fa Holland? Ecco. Bravo. Substitution, Arbero. Chi entra? Katari, mamma mia. A parte, raga, tra Pellegrini e Catarino ti devi spaventare. Eccolo, Catarino non salta, lui non salta. Però occhio, ragazzi, non c'è nessuno. Vai, Mike. Aspetta. Vabbè, questo è Hernandez. Mazza, ma ha ciucciato. Oh, Ziguli! Beh, questa ragazzi non pensavo sarebbe mai entrata, perché gli ho tirato una palombella di quelle brutte che vedi solo nei campanili delle chiese. Dorme Cancelo. Vabbè, portiere Pickford. Esce Ziguli! Doppietta per lui. Entra Musa Baru. Niente gol per Spettacolo, ma assist a profusione. Giocatore sicuramente decisivo. 5 gol in 8 partite per Ziguli. Come sta ammenata all'inizio della partita. Vediamo che fanno. Vabbè, poteva fare la cosa intelligente. Certo che no. E che famo? Gli famo il quarto gol. E la chiudiamo? No, no, perché? Musabba. Andiamo a chiudere sta partita. Musabba. Vabbè. 1-3, ragazzi, è tantissima roba. Sono 3 i nostri assist, eh. 2-2, Milan Inter. Secondo me ci abbiamo abbastanza materiale per potercela skippare, se veregge. 1-4 al Villarreal. Oh, Miretti segna come un addannato. Alla fine abbiamo fatto gol anche noi. Però a noi ci interessa quella che viene adesso, ragazzi. Guardate, ritorno di Champions in casa. Non voglio dire che in teoria ce l'abbiamo in tasca, però. Allora, siamo stanchi noi, loro no. Stessa formazione per loro, stessa formazione per noi. Io me la sento calda, ragazzi. 1-2, passiamo noi. 4-3, Spettacolo mette la firmetta per passare. Come va, va? L'importante era passare. A volte la fortuna aiuta gli audaci. Quindi passa la Roma, che elimina il Real, il Liverpool e il Milan. Andiamo a fare st'impresa. Datemi la Roma. No, tanto io becco il Liverpool 100%, ragazzi. Il Milan. E sarà Atletico Milan. Ma sarà puntata speciale da un'ora. Ragazzi, lasciate tanti mi piace, perché potremmo andare a fare questo nella prossima, tutto in una stagione. Credo che potremmo
potrebbe essere, guardate, Milan, finale di Coppa, poi finale di tutto. Facciamo la super puntata.